Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Alessio e oggi con me c'è Mario. Tutto in te. Tutto in te. Oggi faremo una Io mi sono preso una botta Oggi faremo un pomelo challenge. Faremo la pomelo challenge, che consiste nel mangiare metà pomelo naturale e metà col Nesquiz. Nesquiz. Nesquik in formato squeeze, quindi Nesquiz. E alla fine di tutto questo berremo lo spumelo Lo spumelo perché che abbiamo chiamato spumelo. In realtà è uno spumante alla è mela. uno spumante alla mela, attenzione, non alcolico, perché noi abbiamo avuto la sensazione che su YouTube erano, insomma, vietati i video con prodotti alcolici. Allora abbiamo detto, ma non è che facciamo il video e ci viene, e magari ci viene tagliata la parte in cui beviamo l'alcol, perché non è alcolico, specifichiamo, non è Quindi alcolico. iniziamo. Iniziamo. Apriamo tutto in diretta. Ora apriamo prima lo Ah, spumello. già, abbiamo preso questo. Ok. Ce la farà Mario? C'è Inizio. un colore Mi strano. raccomando. Ah, Ma cioè, è troppo non ha normale. senso lo spumante con Abito l'alcol così. personalizzabile. Cioè, non Questo lo esplode. vedremo alla fine. Ah, ma Dai, quando è dai, dai. toppiciato questo coso? Cioè. Dai. Dai, mo, Ma lo dovevamo dai, mo, agitare prima, dai, però mo. faceva più effetto. E non si sfida. Vai. Spumero. Perché mi devi freggere? C'è un Cioè, colore. questo è un colore di piscio. Mamma mia. Ma Anche anche l'odore del se piscio. è a posto. Mamma mia. Quindi, se non moriamo con questo, moriremo con questo dopo alla fine. Va volendo, se vuoi fare una cosa Sì. complicata, possiamo bere anche un altro bicchiere e ci mettiamo anche nel Senti, squeak. questi IBAN, se è fatto per i bambini, i poveri Dai, bambini che iniziamo. muoiono giovani. Iniziamo, Come si iniziamo. Dai, effettua? tre, non lo so. Fai come ti Vai. pare. Cioè, taglialo a metà. No, tagli a metà. E vedi che esce, perché non so Potrebbe uscire pure tipo un gnomo da dentro, uno che. non Non so dico, cosa. bottiglia. Porta la bottiglia. Dobbiamo spostare la bottiglia, ci dicono dalla regia. Dai, facciamo tre. Aspetta, che me lo rovescio. Ah, questa è una di quelle retine che usano pure in cucina, insomma. Quindi siamo a posto. Ok. Perché, giustamente, stiamo Guarda, vedi che mangiando, se cadono capelli sulla roba e c'è. cose C'è la plastica. Tagli anche varie. la plastica. Prova la plastica, non si mangia la plastica. No. Come si taglia? Ma le abbiamo dette le origini di questo pomelo dove viene coltivato? Sulla carta c'è scritto che proviene dalla Cina, ma non so nemmeno, non so Stiamo a posto, com'è non ho niente da dire però. contro i cinesi, però si sa che in Cina ci sono cose Ecco, strane. questo è il pomelo. Presentiamo i E pomeli. questi sono i nostri due pomeli. Vabbè, iniziamo. 3, Va. 2, 1, via. Ma no, lo dovevamo sbucciare prima. Perché abbiamo tagliato così? Perché dobbiamo fare un'età normale, da. Allora, descriviamo gli odori che emana. Oddio, la forma è un po' Sa di equivoca. arancio. Ecco l'interno del pomelo. Ma non ho capito, lo dovremmo mangiare tutto intero? Metà normale. Metà? Non si toglie. Chiamate un'ambulanza, perché già la vedo tragica, perché Ah, cioè, ma già che dall'odore odore. è fortissimo, sembra tipo un'arancia potenziata all'ennesima Come si toglie la potenza. doccia? Ah, ecco. Ma pure un bianco ci dobbiamo No. mangiare. Oh! Come l'hai tolto? Ah, Con si la mano. leva in È tipo automatico. una rana. Giustamente, se il cinese è fatto che si sbucci in automatico, perché i C'è cinesi una hanno la spugna che tecnologia. sembra Bonus, tipo cotone. Mamma mia, moriremo. chi mangia anche la buccia Ma è troppo, secondo me. riceve. Non riceve niente, muore, perché se mangi la buccia muori sicuro. Ma è senza sugo. È secco come la morte sto coso. Mamma com'è secco! Ma quindi l'età è amaro! È Mamma mia, acerbo! ma. Per fortuna! Dobbiamo specificare una cosa, che noi non avevamo mai provato prima d'ora questo pomelo.
Mamma mia, non so di niente. È presente un cartone. È come mangiare un cartone. Esatto. Sa di cartone, praticamente avete presente i cartoni, quelli sponzati di frutta, no? Dove portano la frutta, le cose. È un cartone sponzato di frutta. Raglumi, raglumi. Non so, cioè, che vi sembra? Ma per spezzare possiamo... No. Non possiamo... Sì, sì, no. Perché fa schifo. Ma che schifo. Sì, ma non è che lo champagne. Ma è un chilo. Stiamo mangiando un chilo di pomelo a testa. Un po' tanto. Non ce la faremo. Ragazzi, se non vedrete più i nostri video vuol dire che c'è successo qualcosa. Oh, fa schifo. Cioè ti riempie. Te non riempie, tu sei senza fondo. Sa di vomito poi. Cioè un mozzico, allora se fin quando te ne mangi così va bene. Ma superato una fetta è già è terribile. Perché ci sta tutta questa roba bianca, ma spugna. Che non si vede, sembra che stia mangiando tipo il cotone. Cioè, a me ne proviamo a levare, perché sennò veramente è impossibile. È un'arancia. Una mega arancia. Comunque io con te a fare la spesa non ci esco più, perché ti esce queste cose che non sai manco che sono e dici sì, facciamo la pomelo challenge, senza manco sapere che potrebbe essere velenoso dopo tre fette tipo andare all'ospedale. Se qualcuno sa come si mangia e con cosa si mangia questo qua, lasciate nei commenti qualcosa. Non lo potresti nemmeno spremere tanto che è secco, è stopposo. Non c'è sugo. Non c'è sugo, cioè, facciamo una prova. Guarda, non esce sugo, sugo, cioè, è terribile. Non ce n'è sugo. È spugna. Stiamo mangiando polistirolo. Alice, salvaci tu. Questa è la nostra mascotte, praticamente. Lo diremo alla fine. Noi già facciamo, mangiamo un col Nesquik è la morte proprio. Cioè nel senso è troppo, facciamo che quest'altra metà mangiamo con Nesquik. Ma poi perdiamo. Ma io non ce la faccio. Bruciore di stomaco. Se gli levi la buccia intorno diventa... Diventa partito. Il problema è che hashtag, non schifo. Hashtag bruciore di stomaco. Mario, tu stomaco che dici? Inizia a bestemmiare in cinese come quelli che l'hanno creato, sto maledizione. Ma perché i cinesi? Ma questo non l'hanno fatti i cinesi, l'hanno fatti i taiwanesi. Che in Taiwan ci sono cose peggiori. Cioè in Taiwan se lo sbucci. Volete assaggiare? Non volete assaggiare? Dai, assaggiare. La regia si rifiuta. Che assaggio? Dai, dai, dai. Dai. E dai. Hanno paura. Non ce la faccio. No. Vabbè, questo si può scartare perché... No. È... No, come no? Yeah, è roba bianca. Mangia, mangia, lo spugno, mangia, mangia. Quanti bagni ci sono sopra? 3, 2. Non lo siamo coperti. Ma friend. Va bene, approfitto per dire che per ogni like e iscrizione al canale faremo mangiare il maialino Alicio. La nostra mascotte. Ma che sei fantastico quello. Non ce la faccio però perché... Vabbè, guarda, non è qui.
Ma tra l'altro nel Nesquik non è presente il lattosio, qualcosa che insomma fa acidità questo coso che è un agrume. Moriremo! Potevamo fare metà. No, è impossibile, impossibile. Poi ci stai più avanti di me. Come sta piano? Ma perché tu hai quasi finito, me no? Siamo pari. Ma perché tengo un cane qua sotto che mangi i pomeli? Li sto allungando poco a poco per evitare di mangiarmelo Sento male. tu. Domani che giorno è? È Ma sabato? È sabato. è senza noccioli. Ma tu domani devi andare al lavoro. Sei sopravvivuto, Manca vedere per i prossimi 30 anni. sì. Mi sa. Dalla regia ci suggeriscono Sai che che non andrai al lavoro. non cagheremo per i prossimi 20 anni. Un'idea, potevamo fare altro che cagare con cachi, dovevamo fare. Cachi e Nesquik era più fattibile, Così ma cacchi così è proprio Nesquik. impossibile. Comunque queste, beh, ma le devo mangiare, che sono leali almeno. Sono leali! Oh, senza ali. Mi schizzo dove in faccia. Vabbè. La roba bianca la tocca. Ma Quanto tempo è passato? 10 minuti. 15. 16. Inizia. Vale, Mi iniziano a venire i brividi. facciamo una cosa. Oh, con Nesquik mangiamo solo un tappo di questo qua. Perché Eh sì, se no che è non c'è impossibile. possibile. Ah? Prima che finisce. Prima che finisce metà però. Il primo che finisce metà con Mi Nesquik. sa che un'altra particella vomiterò. C'è il cestino qua. Ah, qui sotto abbiamo il cestino, ci siamo preparati il cestino perché. Che cestino strano. Un cestino di fortuna. È un cestino di fortuna proprio. Un cestino fortunato. Però sai una cosa? Quando finiremo Meno questa? male che non è Possiamo forte. spezzare con questo? Meno male che non è forte come un limone o come un pompelmo. No, allora. No, possiamo già bere, io ho già bevuto prima. Cioè, Veramente. sembra plastica. Sembra plastica. Plastica. Madonna mia, mi stanno iniziando a venire i coniati. E forse più lo dico e più ti vengono pure a te. Vabbè, ti aspetto, aspettiamo. No, vai, vai. No, che va, fammi Va, va. riposare un po'. Divertiti. Ma che diverti qua. Le parti quali? Che sono Dai, parti qua, dobbiamo morire insieme. Se dobbiamo morire, metà dobbiamo uno morire spicchio. insieme. Metà uno spicchio. Metà, Ma già faccio perché. Mario. Metà con Nesquik. Metà di questo. Vai, vai, buttaci il Nesquik sopra. Questo qua lo lasciamo a voi, per chi fosse interessato, sono per voi. Metto così. Ma lo tagliamo, lo sbucciamo prima e poi ci mettiamo in Nesquik. Ma non è che si mangiava solo la buccia. Non è che si mangiava solo la parte di questa qua. Sento delle cose strane nel mio stomaco, te lo giuro. Abbiamo fatto un casino qua sopra. Una Ma è buccia, proprio cioè tu di sto schifo. coso paghi 10 euro di È buccia e un spugna. euro di polpa. Vabbè, il confermo è tutto, alla fine è tutto spugna. Ma mi sa che faremo rutti fino Ma perché fa fai rutti sto coso? a Fa fai salire. rutti, perché evidentemente non te ne accorgi, ma è molto acido. Moriremo. Da giovani. Io faccio così. Ho aperto così e ci metto Nesquik in mezzo.
Così te ne mangi due? No, devi mettere il Nesquik su ogni fetta. Lo metto in mezzo, lo metto in mezzo. Ok ragazzi, al mio tre fate partire il Nesquik. Scatenate il bene. C'è smembrato, guarda qua. Quando dici il tre? Tre. No! Cioè metti il sigaro. Dai, vai, vai. A me mi sembra sta la roba ed è, vai. Ma è aperto? Sì, è aperto, aperto, aperto. Questo che si è smembrato, lo mettiamo... E muove, sta morendo, muove! Perché sto sapore non se ne andrà per i prossimi due giorni. Almeno... No, esagero perché per non sentire lo schifo di sto pomelo. Vabbè, però non sento che ce la posti. Esteticamente è anche bello. Cioè, guardate, lascia. Sembra un'opera di alta culineria. Culineria? Ma noi ci dobbiamo bere questo. Ma puoi bere, vai. Assaggiamo quello che è stato schifo. Non so cosa mi ricorda, però è alla fine... Ok. 3, 2, me sgoccio. Ah, uno. Guarda che è successo! Si è spiattellato. Vabbè, niente, lo mangio da sempre. No, non ce la faccio. Vado a letto? Andateli a prendere però. Dove stanno i fazzoletti? Portateci dei fazzoletti. Che schifo. Fa 10 volte più schifo così. Ho sentito un rumore strano dalla sua pancia. Forse è qualche demonio che si sta iniziando a formare nello stomaco. Questo è buccia, eh? Ti piace? Ma che me... Da domani farai colazione con pomelo di spicco. Ci guardate come ci siamo combinati talmente schifosi che il maialino qua... Ci fai baffi. Un po' meno caramellato. Sto iniziando ad applicare le tecniche buddiste di meditazione per superare, perché è veramente drastica la cosa. Manca l'ultima fetta, forse non ce la faccio. Che pure senza Nesquik, in verità con Nesquik è un po' meglio, forse. Mi faccio poco. Mi viene proprio un impulso incontrollabile, ti sale proprio l'acidità, il vomito. Non ce la faccio. Non fa male. Spezziamo con Mario. Ah? Vittorio. Ma è impossibile, no, non ce la faccio. Beh, che schifo. Vado via. In vita mia, probabilmente, veramente non ho assaggiato nulla di più schifoso. Tranne... Mario, la salute. È vuota, che salute. Ovviamente c'è una... salute vuota. Ma questo quando scherza come schifosità, perché sa di detersivo, sa.
Cioè di, non lo so, non sembra meno. La salute. È la mia vittoria. È la mia morte di domani, il successo. Perché questi gli agrumi fanno, ti fanno stare successo. Mo chi ha perso? Deve bere un bicchiere di questo. No. Con le squeak dentro. Non ci pensare proprio! Invece no! Sì. Invece sì. Ma un goccio di squeak. Basta! Fizza, quando è stato in contatto con Nesquik, fizza. Ma era la salute. Comunque, sì, perché rimane sotto, rimane tutto sotto. No, quello che rimane sotto, no, non ci pensare. Lo giri col dito. Vai, picca il dito dentro e gira. Dai, ma fammi tu io. Io ti uccido, posso girare col coltello. Vai. I livelli igienici raggiunti in questo bicchiere sono peggio di una centrale nucleare. Ragazzi, mi raccomando, non fate queste cose perché fanno male, secondo me. Fanno male. Basta. Ma reazione, guarda che reazione, sembra che è diventato. Questo come si chiama? Aspetta, che c'era? Come? Non mi aspetta, questo era uno. Quando era la meta. Quindi. Spumisquela. Vai. Fammi sapere che sapore ha. No, lo devi finire tutto. Mamma mia. Dai, se non lo finisce. Secondo me è meglio che faccio un sorso di botta. Ma è schifo. Vabbè. Ma stai ruttando? Stai ruttando! È diventato un vulcano. Lascio la mia eredità al mio cane Lillo e pace l'anima sua. Quanto costano le cure per fare all'ospedale? Sono gratis, sì. Ah, siamo in Italia? Che vuoi ammazzare qualcuno? Chi vuoi ammazzare? Voglio ammazzare te che mi hai fatto sta challenge che stavo per morire. Allora, tutto ciò che vedete su questa tavola sono i postumi di quello che è successo prima. Però, ovviamente... Che voi avete già visto. Hanno già visto? Sì, l'hanno già visto. Che ne sa ci hanno visto? Se il video fa schifo, non l'hanno visto sicuramente. Comunque, che vi volevamo dire? Ci scusavamo per l'inquadratura, che purtroppo è venuta sparata verso l'alto perché per problemi tecnici di nostra incompetenza. Vi volevo presentare i giochi che vedete sul tavolo, li faremo nei prossimi video se vi fa piacere, quindi commentate, scrivetecelo nei commenti se volete, e lasciate like, condividete il video e soprattutto iscrivetevi al canale. E non dimenticate del maialino Alicio, che a ogni like che prenderemo e iscrizione al canale lo riempiremo. Una volta riempito lo apriremo insieme in live. Con una mazzata di cretini. Con una mazzata che lui si porta il martello appresso perché si vuole ammazzare solo. Alla prossima ragazzi, ciao.